Un presidio affollato di bandiere sventolanti davanti alla sede centrale dell'azienda US 6 Euganea è la protesta inscenata dai sindacati del settore funzione pubblica della CISL, preoccupati per le difficoltà e le lentezze che stanno accompagnando l'accorpamento in un'unica US delle strutture dell'Alta e della Bassa Padovana. Difficoltà che stanno comportando disagi al personale in termini di turni e orari, ma che nel tempo potrebbero trasformarsi in disagi veri anche per l'utenza. A distanza di un anno dall'accorpamento delle tre ex aziende ULS della provincia di Padova, quindi l'ex 15, l'ex 16 e l'ex 17, nella 6 Euganea, non abbiamo ancora risposte concrete. La nostra preoccupazione è quella di non riuscire in prospettiva a dare delle risposte adeguate ai nostri cittadini. Le faccio un esempio: abbiamo attivato il tavolo sull'organizzazione del lavoro, l'amministrazione si presenta, però non ci dà i numeri, non ci dà le risposte che noi chiediamo. Possiamo dare dei numeri su questa carenza nell'US Euganea per i comparti diversi? Ma noi stimiamo, logicamente io le parlo del comparto, quindi mi riferisco all'area degli infermieri, degli OS, degli amministrativi, dei tecnici. Io credo che sull'area sanitaria la carenza possa ammontare a circa 150 unità con riferimento agli infermieri. Agli OS siamo attorno a una carenza di 30-40 unità complessivamente. Poi dipende molto anche dal modello organizzativo che questa azienda intenderà utilizzare, che oggi però noi non è dato a sapere. Quindi questo incide molto anche sulla questione organizzativa e poi sulle risposte concrete nelle unità operative. E sui pazienti, su quelli che poi alla fine vivono tutti i giorni l'ospedale. Ma soprattutto su questi, e questa è la preoccupazione vera che noi abbiamo. Ma anche l'area amministrativa è in grossa sofferenza, cioè abbiamo avuto un accorpamento che poi però non ha visto una riorganizzazione, per cui oggi abbiamo tutta una serie di falle che stanno mettendo in seria difficoltà i lavoratori e anche in discussione l'erogazione dei servizi amministrativi. Questo mese sono saltati gli straordinari, il pagamento degli straordinari, e le indennità che vengono pagate oggi sono pagate insomma senza che ci sia un accordo condiviso alla base di questo. Oggi abbiamo la disponibilità dei nostri lavoratori che si dedicano, anche se richiamati più volte, dei turni di riposo e danno ancora risposte concrete alla nostra utenza. Noi siamo preoccupati proprio in prospettiva, perché voglio dire, poi la gente si stanca e a un certo punto le malattie potrebbero anche aumentare.